oggi un volo luminoso. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, una delle ultime farfalle che volano sul piano da lavoro di Arte per te. Sto per finire la mia collezione di farfalle. Oggi per la nostra farfalla useremo gli Art Philosophy by Prima, una palette di acquerelli metallizzati o semi-metallici, come li chiama la confezione, che vedrete si comporterà davvero benissimo, ve l'anticipo sin da adesso. Prima di passare al tutorial però ti chiedo un attimo di attenzione: se vuoi aiutare effettivamente Arte per te potrai farlo pigiando il pulsante PayPal che troverai sulla home page del canale. Qualunque tuo contributo vorrai dare verrà riutilizzato per le migliorie insite al canale stesso. Non pensiate che io vi chieda qualcosa, io non vi sto chiedendo niente. Se volete contribuire bene, se no va bene lo stesso, ma se vorrete contribuire sappiate che tutto ciò che mandate verrà reinvestito nel canale. Se invece non potete supportarmi materialmente o non volete perché non lo ritenete giusto, va benissimo lo stesso, basta che però mi supportiate emotivamente e soprattutto mi diate una mano fattivamente in diverso modo. Io ho altri due canali qui sul web, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Bene, se vorrete vi aspetterò anche lì per far crescere un po' di più quegli altri canali e per far diventare sempre più grande Arte per te. Se il video vi piace, lasciate un pollice in su e lasciate dei commenti, fate aprire delle discussioni qui sotto nella sezione commenti in modo da ampliare le conoscenze di quelli che sono dei video così circoscritti in pochi minuti. Se avete altre esperienze di questi colori, altre opinioni, se volete ampliare ciò che ho detto, potete farlo tranquillamente contribuendo al benessere del canale tramite la vostra posizione di un commento o semplicemente anche solo per salutarmi. Quindi grazie se lo farete. Adesso basta parlare, andiamo a volare tra acquerelli metallici sul piano da lavoro. Ed eccoci pronti per concludere il nostro trittico di farfalle. La prima l'abbiamo fatta solamente con penna e basta, con queste penne della Staedtler molto belle. La seconda l'abbiamo fatta con i marker della Stabilo, se non mi sbaglio, e le penne Staedtler. La terza invece voglio provare gli Art Philosophy della Prima, che sono questi bellissimi acquerelli metallici metallizzati, un po' per richiamarci a questo ma un po' anche per richiamarci alla delicatezza della Prima, e nelle penne della Staedtler che ci sono sempre. Come pennelli userò una selezione di piccoli pennelli della Tintoretto per acquerelli e tecniche miste, una gomma pane per alleggerire i tratti del disegnato prima di immetterci nel disegno. Ci occorrerà naturalmente una ciotolina d'acqua, delle pezzette, io qua dei fazzolettini di carta. Iniziamo subito. Come carta vi ricordo che io sto usando una carta bella liscia della Fabriano, la Bristol. Tiene anche l'acquerellatura, non naturalmente nelle forme super bagnate, ma nelle forme abbastanza controllate non si imbarca minimamente. Ma adesso lo vedremo insieme. Come prima cosa alleggerisco il tratto dato a matita. Su questa farfalla sarò molto più pittorica e molto più libera delle altre due. Userò un sintetico mercurio della Tintoretto, che è un pennello che ha delle setole stupende, brizzolate. Prendo un numero 6, è molto flessibile, ma credo trattenga anche bene il colore, ma mi farà mantenere sicuramente un passaggio abbastanza dritto. Voglio usare lui. È da quando mi è arrivata questa palette che voglio usare questa pasticca. Capito quando vi dico il tratto netto del pennello? Ecco, intendo questo.
E dopo aver fatto delle belle pozzangherine d'acqua, aggiungo pigmentazione bagnando la punta del pennello direttamente dalla pasticca. Ingrigisco la parte bassa, ma solamente per creare uno stacco ombreggiato. Prendo il rame, bagno la porzione che voglio colorare di questo colore. Prendo dalla pozza e riempio questa porzione. Un po' di oro ricco. Questo colore è bellissimo. Nella parte inferiore dell'ala lo passerò da bagnato su asciutto perché voglio un effetto più intenso, appunto, come se fosse più in ombra e anche più geometricamente definito. Con i colori in purezza ripasso lì dove voglio intensificare la coloritura. E poi per sfumare bagno il pennello. E tiro il colore. Per il corpo uso il grigio, che è una sorta di grigio canna di fucile. Bellissimo. Molto metallizzato. E poi lo mischio con il verde. Per fare alcune parti del corpo e per definire tutti i margini userò anche questo usato abbastanza denso mischiato con il verde e qui sacrifico l'acquerellatura al voler far uscire la cangianza metallizzata. Per fare questo lavoro, vostro allevato deve essere il pennello. Deve avere un tratto scorrevole, liscio, molto preciso. Contorno tutto con il nero barra verde. Ripasso da pasticca tutti i colori perché voglio far venire fuori proprio la parte metallica. Diciamo che questi acquerelli, per essere super metallici, hanno bisogno di essere ripassati più volte e soprattutto l'ultimo strato con pennello bagnato da pasticca direttamente su disegno. Comincio a fare le particolareggiature inserendo un po' di un colore negli altri, per intenderci. Un po' di dorato direttamente da pasticca sul rame. Quando dico direttamente da pasticca, comunque con pennello molto bagnato.
La particolareggiatura è la parte più divertente, quindi sbizzarritevi a creare e riempire come più desiderate. Prima di andare avanti, faccio asciugare tutto e ripasso a penna. Intensifico i neri tratteggiando leggermente gli spazi tra un colore e l'altro. E adesso la penna in gel bianca, il compito di ravvivare un pochettino tutta la situazione immettendo del puntinato che rallegri leggermente, quindi animi i toni abbastanza scuri della farfalla. E sempre con puntinatura l'ombra che sarà il trait d'union di tutte le farfalle. Qui voglio mettere anche un po' di grafite e sfumarla leggermente. Perché, a differenza delle altre, voglio mettere la grafite? Perché qui c'è una connotazione grigio grafite che è dato dall'acquerello metallico e quindi voglio che anche l'ombra riprenda un po' della luce della farfalla, sporcando di grafite. Ma diciamo che ad occhio nudo neanche si vedrà, sarà più un'impressione cromatica. Prendo un pennello a setole piatte e sfumo la matita passata per rinfrancare l'ombreggiatura. Ripulisco con la gomma pane lì dove non voglio ci sia. Benissimo, arrivati a questo punto la mia farfalla è pronta per prendere il volo verso la cornice. Infatti questo trittico è finito, ci siamo divertiti a fare tre modi diversi di farfalla, partendo dalla farfalla più lavorata a penna, quella semi lavorata a penna e marker metallizzati, sino a quella con la minor lavorazione a penna e la maggior esposizione di colore metallizzato, che questa volta è dato dagli acquerelli della Prima Art, che si sono comportati veramente veramente bene, sia come tenuta sul foglio, che come stabilità, che come sia diluizione che intensità di colore in concentrazione. Mi piacciono molto, sono molto versatili, quindi vi ho fatto anche la recensione di questi colori, ve la leggo qui dove c'è la i col pallino. Bene, sono soddisfatta del mio quadretto trittico, adesso lo vado a montare, vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao! Ma visto che è venuta bella questa farfalla, devo dire che è una delle mie preferite con i toni dell'autunno. Ho fatto un accostamento anche molto azzardato nella composizione, che però alla fine mi piace molto. E ve la faccio vedere la composizione finita. Eccola qua, il mio quadretto bello incorniciato. Guardate che belle le tre farfalle. Vi spiego il perché di questo tipo di composizione. Penna e marker, quindi stessa matrice, diciamo così, però il marker è metallico, quindi marker metallico, colore acquerello metallico e penna, che è il trait d'union di tutta la composizione. Ho azzardato un po' nell'accostare i colori, ma devo dire che il risultato finale mi piace molto, e questo è venuto un quadretto molto molto di arredo. Pensate ai vostri lavori come anche possibili regali per le persone a cui tenete. Mi raccomando, solo alle persone
persone non solo a cui voi tenete, ma anche che tengano a voi, perché regalare cose fatte da voi a persone che non tengono a voi non ne vale proprio la pena. E se fate di questi lavori per venderli, fateveli pagare, non li svendete, mi raccomando, perché l'importanza della vostra professione molto spesso la decidete voi da come e quanto decidete di vendervi o svendervi. Bene, detto ciò, non vi tedio più, vi do appuntamento sempre qui per un prossimo video, spero di avervi qui ancora numerosi, vi mando un grande bacio e ci vediamo la prossima volta. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima, vado a prendere il mio quadro.